Mi permette una domanda? Dica. La ragazza che è stata tumulata poco fa, di soli 19 anni, era una sua amica? Come mai me lo chiede? Non ha potuto fare a meno di notare la corona che lei ha deposto, o meglio, la frase scritta sul nastro. È una frase piuttosto insolita, suona come una promessa. I tuoi assassini saranno puniti. Lei sa chi l'ha uccisa? Scusi, si può sapere chi è lei? Ha ragione, non mi sono presentato. Mi chiamo Gerard Trosse, sono un giornalista. Per quale giornale lavora? Collaboro con diversi quotidiani. Vuole sapere una cosa? Non mi siete mai piaciuti voi giornalisti. Soltanto perché sapete scrivere e vi sentite dei padre eterni. Sì, ma... non siete che dei cinici avvoltoi, certo, che speculano sui drammi della gente. Sono pienamente d'accordo. Certi colleghi si comportano come fossero il braccio destro di Dio. Dunque lei avrebbe intenzione di punire gli assassini. Sono parole sue. Ma li conosce o no? Ah, vada al diavolo! Beh, era prevedibile. Io avrei chiesto il massimo della pena. Se lo meritava? Sì, penso di sì. Andiamo a mangiare un boccone? Magari, sto morendo di fame. Ispettore? Trosse? Guarda, guarda, quello è Trosse. Infatti. No? Era in aula anche lei? No, non c'ero. È un caso interessante. Sì, non discuto, ma io ormai non me ne interesso più. Di cosa non si interessa più? Di giudiziaria. Ho passato una vita nei tribunali. Se è per questo, lo posso capire. Allora come mai è qui? Diciamo che... speravo di incontrarla. Sperava? In realtà sapeva che ero qui. Ho la sensazione che... lei voglia liberarsi di un peso. Caro Derrick, la sensazione è esatta. Sì. Non era difficile. Aspetti. Dottor Murr. Sì, dica, ispettore. Ci presterebbe il suo ufficio? Certo, volentieri. Ed è morta dopo un'iniezione di eroina. Aveva iniziato a disintossicarsi, ma poi aveva ricominciato. L'hanno trovata nel gabinetto di un bar. Fanno tutti la stessa fine. Purtroppo. Ma mi dica, Trosse, cos'ha di particolare questo caso? La ragazza era legata a un giovane di buona famiglia, Heinz Lissner, uno studente. Non importa, tanto so già che non capireste. Capire cosa? È inutile, vi conosco voi altri, mi buttereste fuori a calci nel sedere. Lasci che decida io. Va bene, come vuole. Quel ragazzo ha la mente sconvolta, potrebbe commettere qualche sciocchezza. Ha deposto una corona di fiori sulla tomba e sul nastro c'era scritto: i tuoi assassini saranno puniti. Può ricavarne un bell'articolo. Un articolo? Certo. E secondo lei, a chi alludeva dicendo gli assassini? Conosce gli spacciatori, almeno due, evidentemente. Punire i responsabili è compito della magistratura. Ecco, lo dicevo. Ero sicuro che non mi avreste capito. Contro quella gente è impossibile raccogliere prove. Invece lui, conoscendo gli spacciatori, non ha bisogno di prove. Se ne frega lui. Ah, e lei è davvero convinto che quel ragazzo faccia sul serio? L'ho avvicinato al cimitero. Dapprima non voleva sbottonarsi, ma poi... Dunque, lei era presente il giorno del funerale? Sì, c'ero anch'io. Ad ogni modo, gli ho chiesto come intendesse punire gli assassini. Faranno la fine che meritano, mi ha risposto. L'ho pregato di spiegarsi meglio. Quei bastardi devono morire. Così ha detto? Sì, ha detto così. E questo la preoccupa? Grazie, sì, mi preoccupa. Dal giorno del funerale non è più andato a scuola e quest'anno ha gli esami di maturità. Ve l'ho detto, è in preda alla disperazione. Ha la mente sconvolta. Mi tolga una curiosità. Come mai è venuto a... cosa l'ha spinta a raccontarci questa storia? È semplice, avevo bisogno di qualcuno con cui confidarmi. E così mi è venuto in mente lei. Stefanie e Marie Neubert. Perché vi interessate tanto a lei? Quando frequentava la vostra comunità, le ha mai fatto il nome di qualche spacciatore con il quale aveva rapporti abituali? No. Di solito il fornitore è sempre lo stesso? Sì, di solito. Mi può lasciare una di queste fotografie? Per qualche giorno? Sì, la tenga pure. Sul retro c'è l'indirizzo.
Era una bella ragazza. Che peccato. Povera Stefania. Avevamo tutti un debole per lei. Per la nostra comunità era una specie di simbolo. Era un pezzo che non si faceva. Stava per uscirne. Perché ti sei fatto lasciare la foto? Trosse mi ha incuriosito. Ma chi? Quello scribacchino da strapazza? È un disperato, non lo fa lavorare più nessuno. Ma non vedi come va in giro? Come va in giro? Conciato come un pezzente. Mi ha incuriosito ugualmente. Hai visto Ingrid? Smamma. Sai mica se viene. Ti ho detto smamma. Tu lo stai aspettando. Ti ho detto gazzarità. Chi non hai sentito? Mica parlo tu. Levati dalle scatole. Non dovevo picchiarla, idiota. Scusa, sono un po' sudicino, ma non ce l'ho con te. C'è in giro un sacco di bella gente stasera e allora diamoci dentro che la notte è lunga. Tirate fuori tutta l'energia che avete in corpo perché chi non balla non sballa. Come on! Listener! Scusi se l'ho spaventata. E lei che cosa ci fa qui? Ma... un buon giornalista deve sempre calarsi dentro i fatti. Mi darebbe un passaggio? Volevo solo avvertirla che Lissner sta dando attivamente la caccia agli assassini. Questo non basta a giustificare il nostro intervento. Non posso arrestarlo sulla base di semplici illazioni. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a lei. Buonanotte, Derrick. Lissner sta cercando i responsabili della morte della sua amica. Gli spacciatori di eroina. Gli assassini, come li chiama lui. Se vuoi la mia opinione, credo che Tross sia a corto di storie e ne stia montando una. Sì, tutto lo lascia supporre. Caro Derrick, che sorpresa. Se non le spiace, vorrei parlare con lei. Al contrario, mi fa molto piacere. Venga, si accomodi. Vado in cucina a mettere in caldo la mia pietanza e sono subito da lei. Forse la disturbo in questo momento. No, si immagini, assolutamente. Una strana ora per cucinare, pranza tardi o cena presto? Ah, non lo so neanch'io. Normalmente mangio quando ho fame, permesso. Sa, le rare persone che vengono a trovarmi temono sempre che io non abbia abbastanza da mangiare. Ma per me non è così importante. Basta farci l'abitudine. Ecco fatto, tutto a posto. Eccoci qua. Avanti, si metta comodo. Grazie, molto gentile. Avrà notato che la mia casa è in uno stato di lento ma inesorabile degrado e io non faccio nulla per arrestarlo. Vede, scartoffie dappertutto. Prego, si accomodi. Molte grazie. Ah, che sbadato, mi scusi tanto. Ma la prego, si accomodi. Del resto non si può negare che i fenomeni di decadenza siano dotati di un fascino, sì, discreto e perverso. Né si può sottovalutare il loro aspetto socioculturale. E comunque
Ma vuole bere qualcosa? Non voglio bere niente. Non voglio nemmeno filosofare. Voglio parlare chiaro e basta. Secondo lei, Lissner sta cercando gli assassini? Sì, si aggira in certi locali che lei dovrebbe conoscere. Non parla mai con nessuno. Si guarda intorno e dopo qualche minuto esce, inforca la motocicletta e ricomincia a cercare. Sistematicamente e con molta pazienza. Dunque, lo ha pedinato? Sì. Ed è convinto che quel ragazzo abbia intenzione di uccidere qualcuno? Intenzione mi sembra poco appropriato, direi piuttosto disposizione d'animo. Ah. Perché è chiaro che se trova quegli spacciatori, li ucciderà. Va bene, o per meglio dire, va male. Ma non ho capito perché lei se ne interessi tanto. Come non ha capito? Non ha colto il nodo esistenziale della vicenda. Ma è chiaro, quella ragazza era la sua vita. Ma all'improvviso è morta. Assassinata, secondo lui. Conclusione, non vive più nemmeno lui. Provi ad immaginare un individuo che virtualmente non è più vivo, però non è neanche morto. Sconcertante. Così stanno le cose? Sì, signore, proprio così. A quanto mi è dato di capire, sta cercando un certo Igor. Come on, boys! Durante i suoi giri fa sempre una capatina in questo locale e dovunque vada chiede di questo Igor. Per caso ha saputo niente sul conto di questo signore? Igor è un soprannome. Come on, boy! La madre del ragazzo è medico? Deve essere una donna veramente in gamba. Già. Converrà anche lei che la più grande fortuna che si possa avere nascendo è di trovare i genitori giusti. Lui questa fortuna l'ha avuta. Conosce i suoi genitori? Conosco la madre, già. Sono andato a farmi visitare da lei. C'è andato sul serio? Mm-hmm. Solo per conoscere la madre di questo ragazzo, certo, si è spacciato per un ammalato. Strano. Avevo bisogno di chiarirmi un po' le idee. Ah, e c'è riuscito almeno? Sì, più o meno. È cresciuto in un ambiente molto normale, senza traumi né privazioni. Trova interessanti le cose che le sto dicendo o no? Ma forse, non lo so ancora. Non mi dica che la dottoressa le ha trovato qualche malanno. Beh, secondo lei soffro di depressioni. Oh, ne soffre davvero? Perché lei no, ispettore? In questo momento sì. Ah! Eccolo là. Pensi che è il primo della classe e rischia di giocarsi la maturità. Buonasera, giovanotto. Ancora lei? Su, venga, sediamoci. Vorrei farle conoscere un amico. Le presento l'ispettore capo Derrick, della polizia criminale. Meglio conoscerlo presto che troppo tardi, eh? Se volete scusarmi, devo comprare le sigarette. Molto lieto. Piacere mio, signor Lister. Sono giorni e giorni che quel giornalista mi perseguita. Ero tentato di rivolgermi alla polizia, ma visto che lei è qui... Lasci stare e mi ascolti. Il signor Tross è persuaso che lei abbia intenzioni omicide. Per questo l'ha portata qui? Precisamente. Ha una bella fantasia. Da vendere. Io invece ne sono privo, perciò le chiedo, sta meditando propositi omicidi? La legge punisce anche le intenzioni. Se alle intenzioni seguono i fatti, sì. Ma lei non mi ha ancora risposto. Posso dirle solamente che esistono due persone alle quali auguro la morte. E se un giorno venissi a sapere che qualcuno le ha spedite al creatore, quel giorno non proverei nient'altro che una profonda soddisfazione. Ho capito.
Stia a sentire, signor Lisner, voglio farle una proposta. Io l'aiuterò, ma a una condizione: che non faccia pazzia. Dovrà dirci nomi, cognomi, indirizzi, luoghi che frequentano o qualunque altro elemento di cui lei sia a conoscenza. In cambio le darò tutta la mia collaborazione. Non ho bisogno di nessuno. Grazie lo stesso, ispettore. Era ora. Non le avrà già fumate tutte le sue sigarette. Il tabacco fa male, come diceva un grande. Venga, le do un passaggio. Grazie. Allora, dove preferisce che l'accompagni? Oh, faccia lei. Qui Derrick. Abbiamo scoperto chi è Igor. Si chiama Alfons Köhler. Abita al 4 di Trappelerstrasse. Grazie, Harry. Senta, sarà meglio che lei prenda un taxi. Ecco, ci siamo. È l'appartamento di Köhler. Gli vuoi parlare di persona? Sì. Alfons, hanno suonato, sei sordo? E perché non ci vai tu? Dopo aver parlato con Lisner, sono dello stesso avviso di Tross. Quel ragazzo va tenuto d'occhio. Vuole farsi giustizia da sé. Sì. Buongiorno. Vorremmo parlare col signor Köhler. Alfons Köhler. Proprio adesso che si era deciso a chiudersi in camera a studiare, neanche a far la posta, arrivate voi e lo interrompete. Già è svogliato per conto suo. Chi diavolo siete? Un momento. Fa niente. Ho capito, lasci. No. Avanti, avanti. Che volete? Polizia criminale. Poliziotti. Belle figure mi fai fare. Che cosa hai combinato? Dai, papà, non t'agitare. Non sappiamo nemmeno cosa vogliono. Da bravo, va di là e lasciaci in pace. Bisogna evitare di innervosirlo, altrimenti rischia di farsi venire un infarto. Eh già, lo immagino. Suo padre forse ha ragione. Riceve spesso visite da parte della polizia? Qualche figlio di buona donna una volta ha messo in giro la voce che spaccio droga. E da allora non mi danno più respiro. Siete qui per la stessa ragione? Chi? Noi? No, tutt'altro. Volevamo solo, sì, fare la sua conoscenza. Davvero? Sì. Anche perché qualcuno è convinto che presto avremmo avuto a che fare con lei comunque. In che senso? Oh, è semplice. Probabilmente dovremo dare la caccia al suo assassino. Assassino? Già. Sì. Ci risulta che qualcuno minaccia di ucciderla. Per una questione di stupefacenti. Io minacciato di morte? E per una faccenda di droga? L'ho ripetuto mille volte ai vostri colleghi. Io non sono uno spacciatore. Sì, ce l'hanno riferito. Evidentemente si tratta di un equivoco che sarà chiarito al più presto. Ma certo, si capisce. Stia tranquillo. Se l'informazione che ci è pervenuta è priva di fondamento, lei non ha nessuna ragione di allarmarsi. Chi sarebbe questo tizio che ce l'ha tanto con me? Le posso solo consigliare di fare molta attenzione d'ora in avanti. Non mi può dire il nome? Invece di fare domande a Vanvera, ringrazio il cielo che ci siamo presi il disturbo di avvertirla. Avevi ragione. Se la sta facendo sotto dalla paura. Già. Sì? Buongiorno, vorrei parlare con Alfons Köhler.
Ma cos'è questo? Un porto di mare? Mio figlio non c'è. Ah, non c'è? Gliel'ho già detto. E non saprebbe dirmi quando lo posso trovare? È urgente. Non ne ho la più pallida idea. Sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Beh, pazienza. Proverò un'altra volta. Molte grazie. Qui lavorano dozzine di persone. È difficile capire chi stia cercando. Osserva bene quella faccia. L'ho fotografata. Ha sete? Le porto una birra? No, è già la terza volta che me la offre. Quanto tempo è che ci conosciamo? Oh, almeno un secolo. Che bella coppia, il poliziotto e il cronista di Mira. A occhi e croce saranno una ventina d'anni o giù di lì. Erano anni ruggenti quelli, un'epoca indimenticabile. Sì, sì, in effetti. Davvero non ne vuole una? No, no, no. Ma... non so perché, ma anni come quelli non ne vedremo più. Sai che ci penso e ci ripenso in continuazione. Gli anni a quei tempi erano pieni di pepe, ma eravamo pieni di pepe anche noi, mentre adesso, insomma, di pepe non ne ho più. Basta, finito. Avrei voluto scriverci un bell'articolo, perché i tempi non hanno più pepe, è un bel mistero. Lei sarebbe in grado di rispondere al quesito? No, è no. Per questo che voglio scrivere l'articolo. Oggigiorno i tempi non hanno più dimensione. Già. Tutto finisce a questo mondo. Ma a che devo il piacere della sua visita? È in grado di reggersi sulle gambe? Io sto andando a casa di Lissner, ci vado adesso. E mi domandavo se le farebbe piacere accompagnarmi. Andiamo. Una volta in quella cornice c'era la foto di una donna. Ma poi ha smesso di piacermi. Butto sempre via le cose che non mi piacciono. Ah, è lei. Si accomodi. Grazie. Dottoressa, io le devo una confessione. Non sono un paziente come gli altri. Conosco suo figlio. E questo mio amico, il signor Derrick, avrebbe bisogno di parlare con lui. Buonasera, signora. Buonasera. Non sapevo che lei e Heinz vi conosceste. Solo di sfuggita. Ci siamo incontrati per la prima volta al cimitero, il giorno del funerale di Steffi. Lei conosceva Steffi Neubert? Beh... vi prego, accomodatevi. Grazie. Non fa che riascoltare questo disco. Evidentemente è legato al ricordo di Steffi, forse lo ascoltavano insieme. Avanti, prego. Grazie. Si accomodi. Molto gentile. Lei è della polizia? Sì, dottoressa. Signora, Derrick sta indagando sulla morte di Steffi. Mio figlio è già stato interrogato. È ancora sconvolto. Non crede che sarebbe il caso di lasciarlo un po' tranquillo. Non è neanche in grado di frequentare la scuola. Sì, l'ho saputo. Ha subito un grave trauma e occorrerà molto tempo prima che riesca a superarlo. Tra loro c'era un rapporto di stretta dipendenza. Per un anno ha lottato con lei contro l'eroina. E lo ha fatto con tanta tenacia e ostinazione che sembrava stesse lottando per la sua stessa sopravvivenza. Lei ha visto la corona che suo figlio ha deposto sulla tomba di quella ragazza? Certo. Ha letto la frase sul nastro? Diceva, i tuoi assassini saranno puniti. Per lei cosa significa? È ovvio che Dio li castigherà.
Venga avanti, vorrei di nuovo parlare con lei. E di che diavolo mi vorrebbe parlare? Lasci perdere, ispettore. Lei e io non dobbiamo dirci un accidente di niente. Se vuole rendersi utile, cominci a fare il suo mestiere. Le carogne come Igor dovrebbero sparire. Alphonse, che aspetti ad aprire la porta? Non sono mica il tuo servo io. Ne ho piene le scatole di questo andirivieni. Non è un porto di mare questo. Köhler. Alphonse Köhler. È stato ucciso. Heinz, svegliati. Suo figlio a che ora è rincasato stanotte? Non si è mai mosso di casa. Quando lei ci ha lasciati è andato subito a dormire. Ma che cosa è successo? Alphonse Köhler è stato ucciso un'ora fa. Era uno degli spacciatori che fornivano l'eroina a Steffi Neubert. E ci risulta che suo figlio fosse sulle sue tracce. Che diavolo volete? Igor è morto. Se si aspetta che mi commuova resterà deluso. Le ho già spiegato come avrei reagito alla morte di quel verme. Certo, rammento benissimo le sue parole. Mi ha detto che avrebbe provato una profonda soddisfazione. Ebbene, è soddisfatto adesso? Le dirò, ispettore, che con mia profonda sorpresa la notizia mi lascia del tutto indifferente. Ma che razza di discorsi sono? Sono domande da fare a un ragazzo. E questo ti sembra il modo di rispondere? L'ispettore crede che io abbia sparato a Köhler. Ah, gli hanno sparato? 3 colpi a bruciapelo. Le spiacerebbe dirmi a che ora è uscito e dopo quanto tempo è rincasato? Le sembrerà strano, ma sono rimasto in camera mia per tutta la sera. Ho ascoltato un po' di musica. Da sul cortile, non è difficile uscire da qui. Dov'è la sua motocicletta? Sta accusando mio figlio di un omicidio, ma è impazzito! Allora, dov'è la sua motocicletta? Giù in cortile. Stefan. Tocca il motore. Lo immaginavo, è ancora caldo. Sono costretto ad arrestarla. Se lo aspettava, vedo che si è già vestito.
non si scompone minimamente. Hai mai visto un indiziato così sicuro di sé? In certi momenti ho la sensazione che rida di noi. No, Harry. È incapace di ridere. Però ci prende in giro. Non so nemmeno se sia tanto sicuro di sé. Ma insomma, lo sai come reagiscono di solito? Quando li torchiamo per ore e ore, reagiscono tutti in qualche modo. Guarda che reagisce anche Listener, ma non come ci aspettiamo. E cioè come? Magari lo sapessi. È assente. O meglio, è indifferente. E allora? Gli assassini non sono così? Generalmente no. Bene, signor Listener. Allora ricominciamo da capo. Sì, ho saputo dell'omicidio di Keller. All'incirca mezz'ora fa, ma non neanche, sarà una ventina di minuti. I miei ex colleghi mi avvisano sempre quando c'è un bell'omicidio. Beh, non si sa mai. Volevo solo farle una domanda. Hai già arrestato il ragazzo? Sì, l'ho arrestato un'ora dopo il crimine. Me l'aspettavo. Ha confessato? No. Finora non ci ha detto niente. Sa che mi sento seriamente afflitto dai rimorsi. Perché? Come perché? Perché proprio io le ho messo la pulce nell'orecchio. Avrei fatto meglio a tacere. E invece le ho presentato quel ragazzo come un assassino prima che si potesse parlare di omicidio. Le secca se vengo lì? Ah, d'accordo, d'accordo, prenderò un taxi. Lei sa quanto me che ormai sono arrivato al capolinea. Sopravvivo a me stesso, ma in realtà sono finito. Non conto più niente. Insomma, non ha più pepe. Non ho più pepe, precisamente. E sa cosa succede quando uno se ne rende conto? Non lo sa e non lo so neanch'io. Ce lo spieghi lei. Viene assalito dalla paura. E la fantasia comincia a lavorare a ruota libera. Cerca disperatamente delle storie e le vede anche dove non ci sono. E magari incastra un innocente. Ascolti, lei sa benissimo quale sporca attività pratica. Cioè, voglio dire, praticava quel Keller. Era un infame, lurido spacciatore. Coinvolto in un infame, lurido commercio. In quell'ambiente, il ricatto, la violenza. Si sa, sono all'ordine del giorno. Premesso questo, dove vuole arrivare? Sospetto, anzi sono sicuro, che il responsabile della morte di Keller vada cercato altrove. Sono io che l'ho indotto a sospettare di Listener. Non avrà confessato? No. Sa cosa penso di quel ragazzo? Che sarebbe capace di confessare qualunque delitto solo per averlo immaginato. È incredibile, vero? Sì, ha ragione. È davvero sconcertante. Che dice il giudice istruttore? Che devo rimettere Listener in libertà. Non ci sono elementi sufficienti per incriminarlo. Condivido pienamente. Aver manifestato il desiderio di uccidere qualcuno non costituisce di per sé una confessione. Non è d'accordo? Trosse, si può sapere a che gioco sta giocando? Come mai questa improvvisa capriola? Sino a quest'oggi vedeva in Listener un potenziale omicida, una specie di angelo sterminatore. E adesso? Cosa la spinge ad affermare con tanta determinazione la sua innocenza? Un portafoglio in pelle, una catenina. Dica la verità, le secca dovermi rilasciare? È una domanda alla quale non voglio rispondere. Non mi pare che faccia salti di gioia. No, tutt'altro. Secondo me c'è qualcosa qui dentro che continua a sfuggirmi. Glielo dico io che cosa c'è. Un mucchio di macerie. Si consoli, non è il solo a sentirsi a pezzi. Anche Trosse non fa che lamentarsi. Poveraccio, si sente a pezzi anche lui. A proposito, cosa pensa di quell'uomo? Posso andarmene? È proprio vero, Dio li fa e poi li accoppia.
Comunque, Tross ha perfettamente ragione quando afferma che nell'ambiente dei trafficanti di droga ricatti, violenze ed omicidi sono all'ordine del giorno. E l'uomo che abbiamo visto insieme a Köhler, gli spacciatori che Lissner sostiene di conoscere, sono due. Già. Il secondo uomo. Vuole qualcosa? Sì, vorrei sapere se la vostra ditta fa traslochi all'estero. Certo. Senta, sia gentile, chi è quel signore col cappello nero? È il figlio del principale, il signor Schubert. Ah. Perché, lo conosce? Forse sì, gioca a tennis. A tennis? Che io sappia, no? Ah, venga, le faccio vedere il tariffario. Questo disco sta diventando un'ossessione. Se vai avanti così, finirai per rovinarti la salute. Cosa penserebbero i miei pazienti se sapessero che ho in casa un malato che non riesco a curare? Lo sai, non è la salute che mi manca. È Steffi, e senza di lei mi sento perduto. Ma che arrivino addirittura ad accusarti di un omicidio, questo no, questo non lo posso ammettere. La polizia fa soltanto il suo mestiere, mamma. Se tu non avessi deposto quella corona... Sì, è stata un'imprudenza. La frase sul nastro era piuttosto equivoca. Ero sconvolto. Ciò non toglie che le tue parole avevano il tono di una minaccia. Accanto a una tomba non c'è posto per la violenza. Fa uno sforzo, torna a scuola. Seppellendoti vivo in questa stanza non risolverai nulla. Non preoccuparti, mamma. Ormai è questione di giorni. 3 o 4 giorni, non di più. Scusi, dottoressa. Vengo subito. Venga, venga. Tanto ormai non riuscirò più a liberarmi di lei. Questa è bella. Prima mi perseguita e ora all'improvviso vorrebbe liberarsi di me. Lo sa che sto scherzando, eh? Ho il cervello in ebollizione. Ha ricominciato a scrivere? Sì, Delitto e Castigo. Originale come titolo, no? Un giornale mi ha commissionato una serie di articoli sul mondo degli spacciatori e dei tossicodipendenti. Forse non lo sa, ma io sono abbastanza ferrato in materia. Ma a cosa devo il piacere di questa visita? Come ha avuto inizio il rapporto tra lei e Lissner? Lei non lo vede di buon occhio, vero? Comunque, un giorno ero a caccia di notizie e ho visto la povera Steffi riversa in quella latrina e in lei palpitava ancora un alito di vita. Questa è letteratura. Veniamo ai fatti. Non mi fraintenda, era morta da più di mezz'ora, ma la vita in lei era ancora... era tangibile. Un cadavere sul tavolo anatomico è una figura astratta, impersonale, ma in quel momento era facile intuire in quell'essere una vita che sarebbe sbocciata. Le lusinghe di un futuro che aspettava di essere assaporato, la sua bellezza rispecchiava uno slancio vitale che si era ormai, come dire, dissolto in quello sporco pisciatoio. E allora mi sono detto, scopri chi era quella ragazza. E così sono arrivato a Lissner. Doveva essere un ragazzo straordinario, ma ora la sua vita non ha più scopo. Quei porci hanno ucciso anche lui. Ho raccolto informazioni sul suo conto. Ero curioso di sapere chi è lei in realtà. Che discorsi, ci conosciamo da 20 anni. Sì, ma questo non significa niente. E che cosa ha scoperto? Che lei è... ecco, che lei è un uomo molto infelice. Perché? Non lo siamo tutti. La sua vita privata è costellata di drammi. Sua moglie non faceva che tradirla finché non l'ha abbandonata. I suoi figli le hanno tolto il saluto. Devo continuare? Ah, certo, se la mette così. Sono davvero un povero diavolo. Stia a sentire. Io mi sto sforzando di comprendere qual è il nodo che la lega a Lissner. Non l'ha ancora capito, Derrick? Anche lui è un povero diavolo.
ma non ci si è ancora abituato, è questo il suo problema. Lei ha detto di essere un profondo conoscitore dell'ambiente dei trafficanti di droga. Certo. E cosa dicono adesso i suoi informatori? Cosa vuole che dicano? C'è in giro una certa agitazione. L'assassinio di Köhler li ha spaventati un po' tutti, ben inteso ai livelli più periferici. Perché per quanto riguarda i pesci grossi, se ne fregano quelli. E credo di aver capito chi sarà la prossima vittima. Aspetti, provo a indovinare. È il figlio del proprietario dell'impresa di spedizioni Sugar. Vedo che ha capito. C'è solo un particolare che ignoro. Che lei sappia, Listener, conosce quell'uomo? Non ne ho la minima idea. Adesso basta, togliti di mezzo, imbecille! A quest'ora inizia il giro dei locali in cui vende la droga. Saranno in tutto una dozzina. Non a caso fa lo spedizioniere. Comincia sempre da qui. Ordina una birra, si siede in un angolo e aspetta i clienti. Mi domandavo se... Insomma, non potrebbe arrestarlo, trattenerlo per qualche giorno. Con quale accusa? Ci vogliono le prove per incriminarlo. Ma lo sanno anche i muri che Sugar vende eroina. Le porto tutti i testimoni che vuole. Basterebbe toglierlo dalla circolazione per un po' di tempo. Diavolo vuoi? Grazie infinite, è stato gentile ad aspettarmi. Grazie anche a lei. Uno di loro signori sarebbe così cortese da dirmi che ora è. Sono le 6:05. Oh, grazie tante, il mio coiffeur si inquieta se faccio tardi. Grazie ancora per la sua cortesia e una virtù così rara al giorno d'oggi. Se non la pianti di ronzarmi intorno, finisci male. Hai telefonato a Listener? Non l'ho trovato, non risponde nessuno. È stato Trosse ad accompagnarmi qui. È convinto che Sugar, lo spedizioniere, presto si farà vivo. Vedrà che ho ragione, Derrick. Arriva sempre verso le 6, beve una birra e se ne va coi suoi compari. Mettiamo che arrivi. Come ci regoliamo? Eccolo. Se vedi uno sbarbatello in tuta e casco da motociclista, telefonami in ufficio. D'accordo. Vai. È strano, di solito si ferma qualche minuto, ma evidentemente lo stanno aspettando in qualche altro locale. Forse deve fare una consegna urgente. Cosa facciamo, Stefan?
Se i miei sospetti sono fondati, Lissner è sulle tracce di Schuppero. Vanno sorvegliati entrambi. È una parola, abbiamo solo due uomini oltre Berger. Lo so, cercheremo di farli bastare. Intanto prova a richiamare Lissner. Non risponde nessuno da Lissner. Telefona a sua madre in ambulatorio, forse lei sa dove si trova. No, ispettore. L'ho già detto al suo collega. Le confesso che sono preoccupata. Di solito prima di uscire mi avverte o lascia detto dove va. Come mai lo cercate? Non ho tempo di spiegarglielo. Se dovesse farsi vivo, gli dica di telefonarmi subito in ufficio. Scusi, ma ho molta fretta. Grazie e arrivederla. E ora non perdiamo di vista Schuppero. Ha ancora bisogno di me? No, vada pure, grazie. Ascolta, Harry, segui Schuker. Non perderlo di vista un istante. Schuker ci ha seminati, purtroppo. Cosa? Dà l'allarme a tutte le pattuglie. Allora, c'è ancora la motocicletta? Qui non c'è niente. Dove andiamo? In magazzino. E sbrighi. Mi pare chiaro che quel tizio ce l'ha con me. Mi ha seguito nell'autorimessa. Io vorrei sapere che cavolo vuole. Avanti, sali. Va a chiudere il cancello, muoviti. Voi andate ad aspettarmi su in ufficio. Sei tu, Bernard? Avanti, rispondi, chi sei? Adolf! Che succede? Ti serve aiuto? Adolf, rispondi! Finalmente. Baviera 17. Una sparatoria alle spedizioni Schuppero. Ah, ci ha giocati come dei dilettanti. Avanti, metti in moto.
Stefan! Ha le ore contate, ma le vorrebbe parlare. Mi dispiace, ma se non l'avessi fatto io, di sicuro ci avrebbe pensato lui. Non è convinto anche lei che quel ragazzo lo avrebbe ammazzato. Ma per fortuna è ancora giovane. Ha tutta la vita davanti a sé. Dimenticherà quello che è successo. È giusto che lui abbia un'altra possibilità. Io comunque ero arrivato al capolinea. Gli vorrei parlare ancora una volta. La prego. Lo lasci entrare da solo. Lo avresti fatto comunque. Non è vero? Lo avresti ucciso. L'ho fatto io per te. Se lo meritava. Doveva morire quella carogna. A Derrick ho lasciato credere che anche l'altro spacciatore l'ho ammazzato io. Se dovessero interrogarti, non mi smentire. Signor Lissner,